il Comune di Chiasso si è accorto che sul proprio territorio vi erano molti molti spazi liberi lasciati specialmente nel centro, in modo particolare del settore finanziario, quindi mi riferisco alle banche. Il settore finanziario, abbiamo detto questa mattina, ha avuto una riduzione importante dei posti di lavoro e anche soprattutto il back office è stato concentrato tutto in Svizzera tedesca. Qualcuno di voi sa benissimo, conosce questa situazione. E quindi a Chiasso sono rimasti purtroppo solo 375 impieghi nel settore finanziario bancario. Finanziario abbiamo ancora tantissimi, ma solo quello strettamente bancario è ridotto a 375 nelle 12 banche che abbiamo. Però molti, molti spazi sono rimasti liberi. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un primo lavoro come progetto pilota della Svizzera. Questa banca dati territoriali, abbiamo preso contatto con tutti i proprietari di immobili del nostro territorio e abbiamo creato questa banca dati territoriale. Vedete quegli spazi indicati in rosso, sono spazi liberi, liberi. E se si va, questo lo trovate sul sito del Comune Chiasso, www.chiasso.ch, nella home page trovate. E se vedete schiaccio, no? Ecco, allora, si trova subito l'edificio e sopra trovate determinate indicazioni, se si scorre si trova anche il numero di telefono per contattare e quindi ecco, sopra l'Hotel Garmin che è proprio qui di fronte, ci sono degli spazi liberi, una superficie da occupare. Questo è un esempio, ma potremmo andare anche qua. Voilà, ecco, vedete, c'è anche questo satellite. Andiamo pure qua. Vedete, sono tutti inventariati, vedete la superficie del vetro, anche i parametri di piano regolatore. Qui abbiamo fatto questo lavoro è stato riconosciuto dalla Confederazione e ha ottenuto anche il completo sussidiamento come progetto pilota. Adesso lo stanno facendo a livello regionale tutti i distretti e anche altre canzoni. Questo qui è stato il primo lavoro che possiamo dire tra privato e pubblico. È vero che alcuni proprietari privati hanno dato possibilità o ciò tecnico da dare le indicazioni, mentre altri hanno messo proprio il proprio numero e quindi si può interessare direttamente da privato, in modo diretto. Ecco, questa è la partenza. Poi abbiamo pensato che già oggi sono numerosi, perché se guardiamo il foglio ufficiale, che è l'organo dove ogni 10 volte alla settimana vediamo tante società che vengono iscritte, le mutazioni, le cancellazioni. E nelle iscrizioni abbiamo visto che ci sono comunque da tempo moltissime iscrizioni di nuove società, a questo punto diventano società svizzere, però di imprenditori evidentemente italiani, in modo moderato. E ci siamo accorti, perché abbiamo lavorato un po' su questo aspetto anche con i sindacati, che alcune aziende fissate qua da noi retribuivano i propri dipendenti al di sotto dei minimi salariali. Quindi capirete che il sindacato, ma poi anche la popolazione stessa, è stufa di questo dumping salariale. No? Quindi stufa, e l'ente pubblico, nonostante non era l'ente preposto per insediare queste aziende, ogni tanto veniva quasi citato, no? Dai media, no? E allora cosa abbiamo detto? Noi abbiamo sempre dovuto intervenire dopo. Non è possibile
parlare con i nostri fiduciari, i nostri avvocati prima o assieme. Fagli capire a loro quali sono le aziende e soprattutto dire alle aziende subito: guardate che se portate una ditta da noi ci sono determinate regole da rispettare riguardo ai minimi salariali. Quindi ecco, abbiamo cercato di prendere in contatto anche con loro e diciamo che abbiamo avuto un primo incontro, con questi fiduciari, questi avvocati proprio qua, preannunciandogli in questo lavoro, questo compendio che avete ricevuto tutti, almeno lo spero. Se non l'avete ricevuto avete possibilità di riceverlo qui da noi, oppure lo ricevete anche in PDF. Anzi, sono qui ancora, ecco qua. Questo lavoro secondo me è un lavoro ben fatto sui tre livelli. La prima parte riguarda la confederazione, la seconda parte il cantone, e dicevo stamattina ecologicamente la parte del comune colore verde, no? E sono regole piuttosto chiare, e qua c'è proprio indicato a ogni livello determinate informazioni. Sono indicate anche in modo chiaro le società, le varie tipologie di società che si possono aprire in Svizzera, e soprattutto pagina 33, ormai sono quasi a memoria, vengono date delle indicazioni sugli stipendi, perché anche questa è una notizia da dare, perché se si vuole la trasparenza bisogna dire anche le cose. Avremo meno burocrazia, avremo regole chiare del diritto, avremo disponibilità, però abbiamo fiscalità, se ne parlavo prima anche, ma dobbiamo anche dire chiaro che la manodopera indigena costa. La pagina 33 lo trovate, attività semplice 50.000 franchi, semi qualificato 65.000 franchi, molto qualificato 95.000 franchi. L'ente pubblico ha voluto dare anche di queste indicazioni, sempre perché è bello dire le cose semplici, quelle che fanno chiaro, ma è anche bello far riflettere su determinati aspetti. Poi noi abbiamo anche chiasso la questione che riguarda il nostro territorio, chiasso un terzo di chiasso occupato da binari della ferrovia, storicamente, e il resto è molto edificato, quindi a Chiasso difficilmente potranno trovare spazio facilmente degli artigiani, e non parliamo, stamattina non abbiamo neanche parlato di industriali. Chiaro che a Chiasso possono insediarsi delle attività dei servizi, attività che occupano, che hanno queste attività di alto valore aggiunto. In più abbiamo da qualche mese la Fondazione Agire, che è una fondazione interamente sostenuta dallo Stato, ha inserito Chiasso un incubatore, piuttosto comprensibile di tutti, un incubatore di società digitale. Quindi a Chiasso abbiamo la Fondazione Agire, poi adesso quello che andiamo più in profondità, che sta insegnando con particolare attenzione attività innovative nel settore digitale. Questo è un'ulteriore attività. Bene, poi abbiamo allora consegnato questo compendio a tutti gli avvocati e fiduciari membri dell'associazione APE. Qualcuno si è fatto socio solo ultimamente, anche perché magari qualcuno l'ha fatto notare, magari di poter lavorare, qualcuno invece è stato socio da subito, qualcuno era socio anche prima che avessimo un'idea. Ecco, quindi abbiamo distribuito questo compendio ai fiduciari avvocati, un compendio che potrebbe essere molto utile per ogni figura, anche per dare degli elementi completi a persone che si interessano a
la festa di Pietro. Poi abbiamo, diciamo in modo chiaro, qualcuno l'abbiamo già, stamattina abbiamo già detto anche agli imprenditori, sia questa attività del compendio e sia l'attività di questa mattina è stato un progetto sottoposto all'ente regionale di sviluppo e ha ottenuto l'approvazione dell'ente regionale di sviluppo e l'approvazione e il sussidiamento. L'ente regionale di sviluppo adesso è presieduto da Corrado Solca, prima era presieduto da Fabio Bianchi. E come ben detto prima, questo è stato un passo che è compreso nel progetto per l'autonomia impresa. La seconda idea era di organizzare questa mattinata. Questa mattinata, io lo ribadisco, è per noi stata evoluta una mattinata informativa. Perché? Perché ripeto ancora una volta, già oggi chi vuole venire a fare impresa in Svizzera va da un fiduciario, da un avvocato, mette, inserisce nel suo spazio l'impresa sul nostro territorio. Noi abbiamo voluto dire avvocati e fiduciari con ente pubblico, facciamo questo lavoro, ma lo facciamo di concerto, anche per avere determinati contatti e per magari non trovarci con l'obiettivo di rincorrere sempre quando magari c'è qualcosa che non funziona. Cerchiamo almeno di farlo assieme, poi tutto magari non funzionerà bene neanche stavolta, però ho cercato perlomeno una volta tanto di essere presente e di dare determinati paletti. Qualcuno prima mi ha chiesto, è chiaro che noi vogliamo con questo giornata formativa abbiamo dato più determinati paletti, perché dove si trova oggi, sì, se uno va a spucciare, va a fondo, ha più o meno cosa si paga una persona poco qualificata, se è qualificata è molto qualificata. Noi abbiamo messo molto chiaro in modo nero su bianco, per quello che io dico da parte mia, se veniva già la stampa la mattina cambiava niente. Però vabbè, ecco. Quindi, ecco. Il nostro progetto si comprende di questi tre tasselli. Quando noi abbiamo pensato alla giornata di oggi, che organizzativa e organizzativamente ha preso molto molto impegno anche da parte di chi comunque è stata, abbiamo un'agenzia che ci segue da 4-5 anni per il marketing territoriale. Però tutto il resto sono persone che questo gruppo che ha formato questa che ha trovato la possibilità di organizzare questa giornata è un gruppo che volontariamente ha messo del tempo a disposizione per questo e noi abbiamo detto ma chissà cosa sarà il risultato di una giornata del genere. Ci siamo detti se si iscrivono 20-30 imprenditori la facciamo ugualmente. C'è qui Martin, ci sono altri membri di comitato e la partenza è stata quella. Poi, perché poi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto due annunci e da due annunci è partito un po' tutto l'interesse, non interesse, dibattito, poi sono state in discussione anche ministri e non ministri che probabilmente hanno fatto solo sì, che ha aumentato l'interesse di questa giornata. Quindi, riassumendo, da parte nostra sono queste le indicazioni che volevo darvi e la motivazione di questa giornata. Però, Martin, non so, tu vuoi aggiungere qualcosa? Io andrei a questo punto ad essere a disposizione sistematicamente, vediamo un po' delle varie domande che... Ma magari ci sono delle domande direttamente dalla sala? Sì. Lei ha sottolineato alcune prese l'importanza del livello dei salari per questa parte della contesa. Come farete eventualmente a controllare o fare sì che sia manodopera locale che verrà impiegata oggi? Ecco,
Allora, non è evidentemente il compito del comune fare questi controlli. Ci sono le commissioni paritetiche, ci sono i sindacati. Noi, cosa, ripetendo che oggi è stata una giornata informativa, noi abbiamo voluto, perché non era giusto dimenticare questo dato, dire a più riprese, che l'abbiamo fatto anche oggi a più riprese, che i livelli salariali per la manodopera indigena è questa. E quindi, mettendo un po' in rete anche l'imprenditore che vuole venire da noi, io penso che si possa far passare anche questo messaggio un po' di tipo di aspetto sociale, no? Cioè io vengo in Svizzera, ecco, c'ho anche questa sensibilità sociale, gli stipendi sono qui. Oggi a Chiasso, purtroppo magari a Ginevra o Varese o magari Zurigo è più semplice, qua abbiamo molti molti giovani, io li incontro settimanalmente il giovedì pomeriggio, ecco, molti giovani che fanno fatica a trovare un posto di lavoro, quindi noi abbiamo una grossa pressione di giovani che stanno cercando, quindi se possiamo, grazie a questa iniziativa, dare una mano anche loro, dare un... quindi abbiamo ritenuto importante dare anche questi messaggi. Però non è il nostro compito, però vorremmo un po' evitare di trovarci sui giornali che arrivano determinati call center che pagano degli stipendi tipo 800 euro al mese, ecco, sul nostro territorio. A un certo punto, sa, in un mese ne abbiamo trovati 4 per 500 persone. Questa è stata la situazione. Quindi abbiamo detto che queste attività potrebbero essere fatte anche non in Svizzera, perché poi hanno corso sindacati per tutto il mese a rimediare e far intervenire per le commissioni paritetiche e poi fare chiudere il consente, perché questo non è il rispetto delle norme vigenti. Oggi c'era chi si è deciso in una forma piuttosto definitiva di venire. Allora, oggi io ho avuto dei contatti come altri membri che erano presenti nelle tre postazioni. E posso dire che il risultato, parlando in queste due ore che sono stato con loro, cosa è stato. Allora, c'è chi è venuto a fare la passeggiata. C'è chi si sta interessando. C'è chi ha già deciso e voleva avere ancora qualche informazione in più. E c'è chi ha detto che come primo passo vorrebbe fare qualcosa del genere. Mantenere la propria attività in Italia, seppure in netta diminuzione, e creare un'attività nuova in Svizzera per il mercato internazionale. Queste sono risposte che le dico come se fosse uno specchio delle persone che si incontrano. Per la provenienza, perché qualcuno mi ha chiesto anche nei giorni scorsi, per la provenienza delle ditte, per il mio sondaggio sono ditte molto del Como Varese, molto, però ho parlato anche con persone che si vengono da Ancona, o persone che vengono da Torino, ecco. Però il grosso, diciamo, degli imprenditori secondo il punto di vista provenivano da, diciamo, molto vicino alla confine. Questo è molto da Milano, però 50 chilometri sono. Prego, chi c'è? Io non tengo il volevo da precisazione, non so se è... io abbia capito bene, 657 ditte iscritte e anche presenti, cioè no, uguale, no. Appunto. Quante persone? Le ditte iscritte sono 682, invitati sono 168, per un totale di 220 persone. 220? Esatto, 220 rappresentanti dell'imprenditoria italiana. E la parte terziaria o è artigianale? Quelli che sono stati indicati per il 99,9% sono nel settore dei servizi, quindi del terziario. E chi ha scelto chi poteva venire? Chi ha deciso?
su tutti questi tipi interessati chi poteva presenziare. Quindi si sono iscritti. Secondo un caso. Esatto. Dopo 10 giorni avevamo già superato le 300 aziende, quindi abbiamo già chiuso dopo 10 giorni e le prime 168 seguendo il numero di partecipanti. Allora, magari diciamo che di indirizzi delle ditte che avevamo le tra virgolette escluse sono stati passati alla rete regionale di sviluppo del Benelisiotto, che comunque si occupa anche di questo, lo fa come attività, riservandoci noi eventualmente di riproporre un'iniziativa, però dobbiamo ancora discuterne all'interno. Evidentemente cosa abbiamo voluto evitare? Abbiamo voluto evitare l'effetto stadio. Cioè, oggi si voleva dare delle informazioni, si è voluto avere anche un numero giusto di presenze dove la sala era molto attenta, molto attenta, e tutta l'ora abbiamo avuto una sala molto attenta. Quindi ecco, abbiamo voluto fare anche curare questo spirito. Volevo chiedere, il comune di Chiasso a queste aziende che oggi avete incontrato potrà offrire anche incentivi di natura fiscale? Allora, qua le decisioni sono piuttosto chiare. Per avere la possibilità di chiedere al Consiglio Comunale la possibilità di agevolazione fiscale, il primo step è che il cantone lo dia. Quindi il cantone verifica, fa la sua decisione, poi il Consiglio Comunale è autonomo nella decisione. Questo è per il fiscale. Evidentemente noi abbiamo, per noi dite che si inseriscono sul territorio, qualche richiesta puntuale, ma molto semplice, l'abbiamo e cerchiamo sempre di dare un aiuto, per limitare il possibile, e soprattutto nel rispetto che se abbiamo in un determinato modo una deve essere uguale tra. Il vostro orientamento è quello di chiedere che il cantone su questo aspetto deve decidere lui, sì, prioritariamente, ma anche un buon lavoro che fa Fondazione Agire. Fondazione Agire è nata proprio per questo aspetto di che tipo di agevolazione potrebbero essere? No, potrebbe essere fiscale. Cioè per uno sconto sulle tasse fiscali. Potrebbe essere fiscale. C'è a Stabio, adesso Stabio, una ditta recente che ha avuto l'esenzione fiscale. Non so per quanti anni, poi segue un po', se il cantone dice 3 anni, il comune è autonomo, ma se dice 3 anni ha l'esenzione sia cantonale che comunale. Sì, sì. Questo è per il fisco, questa mattina abbiamo parlato anche di ditte che secondo determinati parametri si assumono personale indigeno, magari in disoccupazione, un'assistenza, ecco che gli vengono data la possibilità di avere delle facilitazioni del rimborso degli oneri sociali, ma non solo per un periodo, fino al 40%. Fino al 40%. Altre domande? Ma io volevo chiedere un paio di cose. Però voi vi eravate posto un obiettivo, tra l'altro, di attirare un certo. E obiettivo di progetto, se non sbaglio, erano 15-20. 17. Dentro lì, 15-20 ditte nuove nel 2013. Come il feedback che avete avuto oggi sostanzialmente, cioè che è venuto per questo accordo, ma concretamente, anche parlando magari proprio di fiduciario, di avvocati, di vari gruppi di lavoro che sono stati dopo al termine. Secondo me è veramente molto presto. Abbiamo visto del grosso interesse, abbiamo visto comunque persone che stanno già arrivando, potremmo dare magari anche tramite un comunicato stampa quando avremo un dato dare l'informazione, che mi sembra più corretta di un'empatia giornaliera, perché proprio la giornata di oggi è veramente informativa e per noi per capire un po' di più. Adesso qualche dato di più lo abbiamo, magari il comitato deciderà di incontrare fiduciari avvocati per avere questo feedback di tutto. Poi un'altra cosa, le sono state sollevate nel canale tanto dal fatto che la seconda cosa è l'impatto sull'ambiente, perché ci sono anche oggi, ieri sui giornali nel mondo, no, per il fatto che avvisano molti giornalieri per cui bisogna pagare un
una specie di ecopass o comunque un parcheggio e così via. Allora, Chiasso ha la possibilità di sostenere un sbarco di questo genere? Avete pensato per esempio alla costruzione, non so, di parcheggi dedicati piuttosto che di strutture per questo tipo di situazione? Ora, la prima domanda, per me la risposta è piuttosto semplice. Oggi il rischio, se l'ente pubblico non interveniva con una messa in rete, il rischio è quello che ha detto lei, perché già si stanno trasferendo centinaia di ditte, non solo Chiasso, nel Mendrisiotto e anche nel Lunganese. Il rischio è che arrivi unicamente in manodopera frontaliera. L'obiettivo della giornata, la messa in rete, indicazioni chiare agli imprenditori, per il messaggio che abbiamo potuto far passare noi, per il messaggio che potrete far passare voi come media, è proprio la coscienza sociale. Questo è dove vogliamo arrivare. È vero, è difficile per l'ente pubblico riuscire ad andare contro quella tendenza che dice lei, che ho visto anch'io in blog durante queste giornate. Però il mio sarà un impegno in questa direzione. Non appena avrò avuto la possibilità di verificare personalmente alcune di queste aziende che avranno assunto personale indigeno, farò fare delle testimonianze di queste persone e le farò avere ai media, perché vogliamo veramente dare anche un segnale concreto a questa direzione. Vogliamo veramente dare un segnale concreto che probabilmente in rete riusciamo a far passare anche qualche messaggio. Se noi conosciamo un imprenditore, possiamo anche parlargli. Possiamo anche dire: guarda che ci sono questi giovani, queste rete di giovani, convocali. E la seconda, l'aspetto ambientale. Ecco, Chiasso ha una facilità rispetto per esempio a Mendrisio e Lugano, senza per questo entrare in discussione sulle tematiche viarie che ha un capo distretto, un capoluogo, così. Però in effetti noi abbiamo detto come pregi che a Chiasso ne ha perlomeno tre. Uno, l'aspetto dei costi immobiliare sia in affitto che in vendita, ha la facilità ad entrare a Chiasso a tutte le orari del giorno. Noi abbiamo ancora le ore di punta che sono la mattina presto e la sera alle 5:30-6, ma Lugano non ha più ore di punta, è sempre in colonna, no? Ad esempio. E quindi queste sono delle chance che abbiamo ancora come Chiasso, soprattutto questi aspetti. E poi abbiamo comunque la nostra ferrovia. Io trovo che quello che ha fatto il cantone, che sta ancora sostenendo con il Tino, sia una buona chance per dare questa risposta. E sull'aspetto legato al frontaliere, io ho un pensiero particolare. Ho sempre pensato che bisognava, a livello di concessione di permessi di lavoro, bisognava legare anche un abbonamento arcobaleno. L'abbonamento arcobaleno sono quello che hanno tutti i cittadini svizzeri che lavorano e si spostano. Cioè, chi ha degli orari ripetuti, chi ha degli orari medesimi durante l'arco della giornata, usa il mezzo pubblico. Usa il mezzo pubblico. Chi ha un vincere 8, mezzogiorno, 2, 6, ha la cova leva. Ecco. E quindi secondo me bisogna fare una pressione maggiore sull'acquisto della cova leva. Poi, adesso c'è un po' la polemica sulla soppressione dei treni Tino al Batte Chiasso. Si vuole fare dei trasporti pubblici, 10 comuni italiani hanno deciso di fare, scrivere la questione regionale dei trasporti, di creare dei trasporti pubblici. Ho detto che ci non su qualcuno, ho detto in modo chiaro, ho detto,
quei 10 comuni lì potrebbero organizzare il trasporto pubblico e pagarsi grazie all'imposta alla fonte che dicevano dietro. Allora che pensiero personale. Quindi anche questo potrebbe essere una soluzione, poi magari pagarlo in parte, si può sempre discutere, però quindi questo aspetto. Però Chiasso ha veramente una soluzione logistica molto interessante. L'abbiamo con i ragazzi di Bravo Fly, ma l'abbiamo anche con altre imprese. Adesso, ma poi qua sarà tutta una storia che dovremo vedere, c'è arrivata a Chiasso queste, noi chiamiamo i corsi universitari, perché l'università in Svizzera bisogna avere il criterio per essere denominata università, li chiamano i corsi universitari, questi del CEPO che sono arrivati, ecco, questi ragazzi alloggiano a Cerpenate, questi ragazzi vengono tutti i giorni a Chiasso col treno. E quindi